You have 5 seconds to terminate this tape. Con Sport Club, questa sera addirittura due ospiti per un martedì, è una serata particolare. Domani avremo l'appuntamento con Paddock alle 20 e alle 21. Questa sera abbiamo deciso di anticipare il nostro appuntamento televisivo e abbiamo anche Juve Monaco. Lo facciamo per fare un torto alla Juventus, per togliere dei tifosi a quelli che tifano Juve, e quindi abbiamo pensato di mettere Sport Club per dare questa mazzata alla formazione bianconera. Lo facciamo con grandi ospiti. Presento subito colui che è alla mia sinistra, Marco Bonamico. Benvenuto, Marco. Grazie, buonasera. Cos'è partito? Un applauso? Cos'era questo rumore? No, era un petardo. Ah, abbiamo i petardi? Hai capito l'euforia? Cioè, lui no, crea. La tribuna qua. Quindi non hai il microfono? No, è vero, non ho il microfono, però... No, allora scusa, tra le due fai così, vieni qua, perché ti conosco, vieni qua. Devo parlare... No, abbassati. Non vorrei... Ma no, lascia, ma cosa vuoi che sia? Ma la fregatene, se dobbiamo risparmiare sui microfoni, io lo faccio... Sorry, we are not at the CNN, we have a problem with microphone, we don't want to spend too much money, so he has to speak here, okay? I'm sorry. Quindi tu fai allora tutta la puntata per l'esordio di Giulia Politano, la fai così, non ti meravigliare se lui starà così... È solo per un problema di carenza di microfono. Okay. Ti dà fastidio? No. Benissimo, questo è un bel segnale. No, non aperto, no, quello no, tu non l'hai mai avuto. Bene. Presentiamo il vivo della Fortitudo in un momento entusiasmante, Justin Knox. It's a pleasure to have you here in our television. E con lui c'è l'ottimo Max Cocchi, benvenuto. Buonasera a tutti. Max, cominciamo, dai, facciamolo contento, dai, vai a prenderti un microfono, no, perché sennò poi il fidanzato ti meno e rischi. No, bisogna Vuoi rimanere qua tutta la trasmissione? Mi dicono dalla regia che posso passarlo a prendere in regia. Puoi passare a prendermi in regia, lei rimane qua con me, vai via. Vieni il regista. Addirittura? Vieni il regista. Vabbè, ma vieni a fare ste truffe. Cioè, hai capito dove siamo arrivati? Intanto, beh, intanto vediamo, Max, al di là delle battute, ci vediamo un po' sopra, ma la verità è che in campo ci sono Juve e Monaco, un match importante, anche se la Juve ha dato un segnale molto forte nel match di andata. Beh, ha bussato più che potente alla porta del Monaco, parte da un vantaggio in casa di 2-0. Devo dire che c'è stato un inizio del Monaco molto, molto forte, molto, molto prepotente, perché il Monaco con Mbappé è riuscito a colpire un palo interno, peraltro in posizione di fuorigioco era il giovane centravanti della squadra monegasca. La Juventus, tra l'altro, dopo 10 minuti ha perso anche Khedira per guai muscolari, la sua posta è entrato Marchisio. Di fatto nello scacchiere tattico non è cambiato nulla, perché Marchisio ha preso il posto di Khedira sia come posizione in campo che come compiti tattici. Per il resto comunque c'è un Monaco che sta esercitando una supremazia territoriale abbastanza netta, una Juve che sta cercando di contenere, di difendersi, però diciamo che la partita non si sta sviluppando con il cliché che avremmo pensato, cioè ossia con una Juventus magari più comunque tesa a cercare il gol della sicurezza. C'è un Monaco che sta pressando, sta attaccando, sta cercando di fare di tutto per cercare di dimezzare, poi cercare di raddrizzare, allora, mentre parlavi, quella che è stata la... mostravamo delle immagini legate del nostro ospite. Perché il nostro ospite Justin Knox ha fatto grosse cose a livello universitario e in video vediamo appunto alcune delle sue migliori giocate appunto a livello universitario. Bravo. Ma se parliamo di basket americano e di NBA, so che ci hai preparato una chicca per il gran sì, finale. Sì, avremo una sigla finale da questa settimana, sigla finale, visto che siamo in tempo di playoff. Andiamo a vedere quelli che sono, diciamo, la regina dei playoff, ossia i playoff NBA. Da oggi vedremo gli highlight di tutti i playoff NBA a partire dall'87 a oggi. Quindi partiremo con gli highlight di una finale NBA tra Los Angeles Lakers e Boston Celtics. Fantastica. Del 1987. Fu il primo dei due titoli consecutivi che vinsero i Lakers. Molto bene, ci hai rovinato il finale, volevo sapere, guardavo gli highlight per vedere chi vinceva. Non sapevi, era come andava a finire. Tu pensavi una finale invece di Miss Italia. Esatto. Allora, Luigi, cominciamo con le domande. Vorrei che ci fosse subito la prima domanda per Justin, il nostro ospite di questa sera, che come detto è in un momento entusiasmante. Esatto. Io volevo chiedergli intanto come si trova
con il coach Bonicioli e io lo vedo migliorato, se anche lui si sente veramente migliorato. Okay. How do you feel with the coach Bonicioli? And I see you got much better during the season until now, and now definitely you're more dangerous for the other team. And so how do you feel with your coach, and if you think you got better, in a better shape now? I feel good about everything that's going on now with our team. I think with what was happening throughout the season, we was having ups and downs. I think it had to do with our growth, because I guess you can say it took longer than usual for us to gel as a team. So that kind of slowed the process down for us. So now I feel like everybody's on the same page, and everything's. What about the coach? How do you feel with Bonicioli? He's a good coach. I mean, he prepares us every week for whatever team we play. So at the end of the day, that's all that matters, because he does his job the way it's supposed to be done. And, very focused. Yeah, he's very focused. Every week he's focused on the opponent we have and making sure that we're ready to play. So he does his job to perfection to make sure that we're ready every time we play. Allora, quello che lui dice è che intanto la squadra è cresciuta lentamente, ma è cresciuta molto bene. Probabilmente gli up and down, gli alti e bassi di inizio stagione, della stagione regolare, comunque sono state parte di questa crescita. E Bonicioli è sicuramente un allenatore, come noi diremmo, vero Marco, che studia molto, perché dice ogni volta che abbiamo si prepara bene le partite, tutto quello che loro hanno bisogno. Esatto. Fa il lavoro che va specifico fatto. Proprio sulla squadra che devono affrontare. Poi parliamoci chiaro, vogliamo che un giocatore venga qui e dica: ma no, vai, non mi trovo bene con l'allenatore. Io non l'ho mai sentito, a parte che è un grande coach Bonicioli, sì, ma sì. Cioè, però ha detto una cosa interessante, è andato sullo specifico della preparazione, sì. Quindi questo vuol dire che insomma approfondisce molto. Sì, sì, sì. Non ha detto, diciamo, quelle frasi di circostanza. Non ha detto banalità. Bravo. Poi tra parentesi, vogliamo dire che il suo coach l'ha difeso in maniera chiarissima tutta la stagione, anche in momenti un collega che ne invocava frequentemente il taglio. Un collega tuo? Collega mio, sì. Non un collega suo? No, collega suo, non credo. Ma chi? Scusa, il poeta o l'ingegnere nucleare? Prego? Il poeta o l'ingegnere nucleare? Non quale dei due? No, io rispetto il codice deontologico. Dico solo che è stato notevolmente difeso. Anzi, sai che mi piacerebbe chiedere, Luigi, metti via quel telefono, pianta la 18 anni, No, perché io ti conosco, tu fai come... A me arrivano dei messaggi molto importanti, invece. Di chi? Non te lo dico. Okay, no, cosa hanno detto? Non te lo dico. Allora cosa ce ne frega? Te lo dico a fine puntata, perché questo è pesante. Pesante? Sì. Virtus o Fortitudo? Questo è un po' pesante. Virtus o Fortitudo? Virtus. Ah, cioè, sì, questo essere... è pesante della Virtus, volevo la conferma, no. Dai. No, dammi gliel'ho già accennato prima che io arrivassi qua. E io faccio come Di Marzio, esatto. Io ho i telefonini, mi arrivano i messaggi. Allora, ti posso dire che se confermata sarebbe una discreta bomba. In positivo. Me la stanno confermando. È soggettivo. Positivo e negativo. Me la stanno confermando. Ok, allora vorrei chiedere se Justin ha avuto la chiara sensazione di essere in questi mesi fortemente difeso dal suo coach nei confronti di parte della stampa. I want to know if you feel, well, if you know that your coach was defending you constantly, because at the beginning of the season you had many fans and some journalists against you, okay? Tell you the truth. Me, myself, I was not against you, never, but I was doubtful because I thought you were a pure center, and for this category you need a center that is has more mobility, you know, like I told you. Yeah. But some journalists, they were really calling you to be cut. I mean, I was aware of all that, so I mean, it was
You knew. I mean, I knew from, you know, journalists, you know, some fans, you know, wanted me out of here. So, but I mean, at the end of the day, I can't do anything about it. That's everybody's opinion. I mean, I can't do nothing but go out there and practice as hard as I can and play as hard as I can. But I appreciate Coach defending me, because I mean, he really believes in me, and he knows what I can do on the court, and so I have a lot of respect for him in that matter. And he was sitting here actually when I told him. Yeah, but you know, like I said earlier, it's been an up and down year, and so. But we've always stuck together as a team, because we know what we're capable of. It was evident in that first preseason tournament. When we played in Virtus, we won the preseason. The preseason tournament. We knew what we was capable of, even in the preseason training camp games we was playing. So at the end of the day, I heard all the chatter about it, but I didn't. I used it as motivation. To be honest, so, and you know, that's sì, lui dice che sapeva di questa situazione, lo sapeva perché sentiva i fans e perché ha parlato con dei giornalisti, cioè, e sapeva che era difeso da Bonicioli fin dall'inizio, dalla pre-season. Non ha avuto vita facile, però ha usato questa situazione per essere motivato a migliorarsi, concentrato sulla sua cosa. Cioè, consideriamo che lui è uno dell'Alabama, quindi è uno, tu che sei stato in America anche, cioè che lui comunque fa il suo compito e va avanti a testa bassa. Sì, ha detto secondo me una cosa molto significativa, che l'unica arma che aveva era andare in palestra e allenarsi nel miglior modo che poteva. E questo insomma credo dia un po' la misura. Del... Sì. Sì, cioè, esatto. Poche chiacchiere, esatto, no? Poche chiacchiere, pochi frilli e andiamo al sodo. Esatto. Un'altra cosa che forse non tutti sanno, magari possiamo chiedere conferma anche a Justin: lui ha giocato i primi 3 mesi della stagione, quindi da quando è arrivato fino mi pare a metà di novembre, con un fortissimo mal di schiena, con problemi che si portava dietro sin dalla stagione scorsa. È una cosa che né il suo coach e neppure lui, quando a domande magari si veniva chiesto se stava bene o no, ha mai detto. Quindi cioè, questo torna, diciamo, a maggior onore suo. E questo mi meraviglio, perché sì, se uno ha un'unghia incarnita, Bonicioli ci fa una conferenza stampa. Lo dico con tutta la simpatia, però la peculiarità, devo dire che è bravissimo, ne è una stima infinita. Però se c'è successo qualcosa, ma avevo un'unghia incarnita, non era al meglio. Sì, quindi diciamo questo... è qualcosa che credo che per almeno fino a metà di novembre, e magari chiedo anche a Justin se è vero, gli ha limitato il suo rendimento. The limitation that you had in your best shape was even your back hurting at the beginning of the season, or was just even the match with the team? Honestly, the majority of it did have to do with my back, because the first month and a half, I was playing with the pain. I didn't even go to the team doctor or the team physician about the pain. I just try to play through it, and you know. Why you didn't go to the? Because that's the type of person I am. I mean, if it wasn't stopping me from actually like moving, and I didn't think it was. I thought I could fight through it, but I eventually went to the doctor about it and had a sprain. Yeah, I had a sprained. It was something in my vertebrae, lower vertebrae on my back. So it was a sprain, and the chiropractor I went to, he was very good, and he pretty much knew exactly what the problem was and he fixed it up. So that after that visit, like I felt ready. Here in Bologna. Yeah, here in Bologna, and. After that visit, that week after, it was like I was completely different. Like I could jump better and everything. When did you go to the chiropractor? I think it was around November. I can't remember. So. Allora, sì, lui all'inizio ha iniziato da infortunato. Non andava neanche dal medico, perché
riteneva di poterla combattere questo dolore molto eroicamente da solo, giusto Marco? No, così poi, poi ha trovato il chiropratico, sì, che è andato dal team. No, perché probabilmente aveva proprio un problema meccanico a una vertebra, da quello che ha detto, sì, quindi è stato, aveva uno schiacciamento brillantemente risolto dallo staff in un colpo medico a fine novembre. Beh, adesso secondo me lui è un signor straniero per la Serie 2, perché si muove bene sotto, tiro dal post, che adesso peraltro è assolutamente inusuale. Adesso Marco, chiedo un tuo parere esterno, mi sembra un lungo molto completo per la Serie 2. No, certo, è chiaro che non è lungo classico, vuol dire 2,10 metri, spalle a canestro, sì, che ci aspettiamo. Però mi devi dire dov'è ormai quel giocatore. Beh, Lawson è più o meno quel tipo di giocatore, è più un giocatore, sì, beh, anche se poi tira da fuori. Aspetta, molto più perimetrale rispetto al lungo tipico di una volta. Sì, però insomma, diciamo che anche cerca di prendere posizione sul canestro. Lui è un giocatore forse un po' più duttile, un po' più rapido. E con uno stacco da terra notevole, gioca in velocità. Io credo che per questa serie, ma anche più su, possa essere un giocatore importante. Mi dà quell'idea. Allora, Giulia, il tuo esordio televisivo, c'è il primo messaggio, vai. A Knox piace il coro dedicato a lui. Do you like the fans with the choir about you? They have a choir. Qual è il coro dedicato a Knox? Come fa? No, beh, non cantarlo, cantalo. Non scherzate neanche. The song that they sing for you. I love it. My wife loves the song, and I shared it on my Facebook page, and my family and friends back home, they enjoyed it too. So yeah, I really. Sì, anche tutta too. La famiglia. Lui l'ha messo su Facebook. You put it on Facebook. Yeah. L'ha messo su Facebook e quindi l'ha sentito in tutta America, tutta la sua famiglia sparsa, è piaciuto molto anche a sua moglie. E ha due bimbi, lui, una bimba di 7 anni e un bimbo di 3. Perfetto, intanto sempre 0-0 tra Juve e Monaco al 32esimo minuto di gioco. Allora, Marco venne a trovarci in una sera, tanta attenzione, grande occasione Juve, per la Juve che segna. Vediamo se il gol viene convalidato, pare proprio sì. Mandzukic. E quindi 1-0 per la Juventus, bel colpo di testa, parata poi tap-in da parte dello stesso Mandzukic. Aveva già sfiorato in precedenza lo stesso Mandzukic, aveva fatto una grande parata su Subasic, e in precedenza ancora Higuain, con un salvataggio sulla linea di Glick, aveva negato il vantaggio alla Juve. Perfetto. Comunque è una partita che si sta giocando a viso aperto, a questo punto con la Juve in vantaggio di 3 reti, francamente mi sembra di poter dire che il discorso... Certo. Allora, io tra un istante coinvolgo Marco, però mi diceva prima, sì, Justin, che è tifoso del Real Madrid, that you're a Real Madrid fan. Yes. È pronto a vedere la finale? Are you ready to see the final? Of course. We can have a meeting because we hate Juventus. We are fans of Bologna. You hate Juventus? For sure. Juventus. Ah, I don't. Juventus? No. He I'm does. Not, well, he does. I don't like Juventus. And tu? No. No, I don't like Juventus. No. But Inter, in the Milan final. And Bologna. Oh, okay. So, if you want to have a meeting, we stay together. Tu? Perché ti dici? Bologna. Brava Bologna. So we take care too, no problem. We make a group and you watch. Everyone is for Real Madrid, okay? Okay, cool. That's Cristiano Ronaldo, no Mandzukic. Perché Cristiano Ronaldo is better. Anche per te immagino, vero Cristiano Ronaldo? Sì. È il tuo tipo? No. Come mai? Non mi piace. E qual è il tuo tipo? A me piacciono più brutti. No. È una notizia meravigliosa per te. E com'è il tuo calciatore tipo? Calciatore Beckham. Beh sì, non è che hai detto Gattuso, Vedi, comunque... vedi che le piace di più. Però non mi piace Cristiano Ronaldo. Non ti piace Cristiano Ronaldo, ma secondo me qualcosa da fare. Quindi ti piace, troverebbe ti, lo ti piace di più l'occhio chiaro, quindi? Sì. Hai visto? No, tu, c'hai piace, due, sì. Tu piace, che c'hai due belli azzurri, io ho due bei maroni, scusami, completamente diverso. Diamo in pubblicità, dai. Ma chi deve in pubblicità? Cosa fai? Conduco io, non ti salvare. Prima coinvolgo Marco, perché lui venne qua quando la Virtus retrocesse, disse tornerò quando avremo una Virtus che giocherà per una finale quando di Eurolega. Una Coppa un'Eurolega, infatti la stiamo guardando. E la stiamo guardando, ci guardiamo la Juve. No, la verità però che dal 5 maggio, quando la Virtus retrocesse, noi fondamentalmente a distanza di un anno avremmo firmato per essere in questa situazione. Assolutamente, certo. Direi di sì, non è facile giocare un campionato di A2, non è facile... reinventarsi dopo
con la storia che ha la Virtus, ma voglio dire anche la Fortitudo, e ritrovarsi a giocare in un campionato che per molti versi viene visto un po' come un campionato di secondo piano da parte soprattutto dei tifosi, della stampa, insomma dei media. E questo è. Poi i giocatori quando arrivano capiscono 2-0. 2-0. Facile. Fuori gioco. Non sembrava fuori gioco. Era fuori gioco, nettissimo. Fa vedere. Sì, fuori gioco di Higuain. E quindi annullata la rete, comunque rimane 1-0. Siamo in Europa, non in Italia. Siamo in Europa, non in Italia. Sì, beh, tutto un altro effetto. Vai. No, molto semplicemente difficile calarsi in questa nuova veste, soprattutto per i tifosi, mentre invece chi arriva qui a giocare capisce subito che certo, c'è qualcosa di diverso. Poi per me è più divertente la 2 della 1. Ma sai, in A1 ci sono delle gerarchie che sono stabilite, c'è Milano che, a meno che non, vuol dire, non succeda qualcosa di drammatico, vincerà un altro campionato, mentre invece qui è veramente tutta da scrivere. È vero. Allora, qualche consiglio d'allergia, poi torniamo, ancora i messaggi, vi ricordo il numero che è in sovrimpressione 345-5690-682 e chiacchieriamo con Mark e con Justin e con i nostri opinionisti di basket, credo che sia veramente tanto da dire. A tra poco. Di nuovo in studio con Sport Club e arrivano tanti messaggi. Allora, vediamo il primo che è proprio per Marco, vai. Marco, prevedi una finale Virtus Fortitudo? Beh, sarebbe fantastico. Cioè, penso sarebbe un sogno vedere una cosa del genere, non si troverebbe un biglietto, penso che bisognerebbe clonarli per averne uno. Chiedono anche se sì, chi vince? Chi vedresti favorita? Guarda, secondo me spiace, però sicuramente favorita la Fortitudo. Stai gufando, eh? Oh, bella. Allora, ma facciamo, bisogna tradurlo, però. Sì, lo traduciamo, glielo spieghiamo, vai. For Virtus, of course. So he said the favorite is the Fortitudo, just to say the opposite, you know, just for superstition. He say that. So what do you think about the final Virtus Fortitudo? Would be it. For the in the championship, that would be amazing. Great. That would be, yeah. It would probably everybody in the city of Bologna would probably have to go get off work for the whole week or 2 weeks to watch that. I mean, I think if there was an arena with 20,000 people, they would fill it up. Yeah. No, ha detto sarebbe fantastico. Senti, giochiamo al Dallara, buttiamola lì. È vero? Si gioca al Dallara. No, ma ecco, come ha fatto l'incontro di pugilato a Wembley, esatto. No? A Wembley, si gioca al Dallara. Ma per me... We will play in the soccer stadium, that. Yeah. Si potrebbe, tanto il caldo c'è. L'illuminazione. Forse con l'umidità ci sarebbe qualche problema, forse. Però. Dici? Col parquet... siamo a giugno. C'è qualcuno che comincia già a prendermi sul serio, vero? Guarda che cosa. Anzi, ascolta, guarda che non sarebbe poi così campata in aria. Chiediamo consiglio a Mottola e a Bussolari. Che non sarebbe così campata in aria. Ci sarebbe poi il problema del clima, perché magari metti la sera che piove e sei fregato. Però l'idea non è così. Cioè, voglio dire. Intanto, scusa, ti posso dire che si può fare. Sì. Si può fare. Si potrebbe fare, sì, va omologato il campo, sì, è un problema. Ci dovrebbero essere d'accordo le due società, però io vorrei dire che di fronte è fantascienza, siamo sì, d'accordo, ma di fronte a un'opportunità del genere, secondo me sarebbe, chi è che non la esplora? Fede conti, è una promozione per il basket impagabile. Beh, ma sai, se tu vendi i biglietti, quelli lontani, a poco, riempi davvero. Ma tu no, fai veramente 40.000. Ma basterebbe no, 30, anche mettere 30.000 persone, scusa, ne fai di più, perché puoi mettere anche dei posti sul campo. Perché è vero, cioè puoi fare le tribune. Ma tu l'avevi già pensata? No, giuro di no. No, scusa, le tribune dietro il canestro. Il campo è 28 per 15. Metti delle tribune, quelle prefabbricate dietro i canestri, perché non puoi mettere nelle curve. Invece tribuna, fermiamoci, tribune dico, sento un'ambulanza, sì, che sta arrivando fuori. Non vorrei perché che no. No, allora aspetta. Tu che sei stato uomo di basket non tanto e non solo in campo, assolutamente ai massimi livelli, ma presidente della Serie A2, andiamo con ordine. Si può teoricamente giocare allo Stadio Dall'Ara? Cosa si deve fare da qua a
giugno. No, deve essere omologato il campo. È un problema? Beh, tecnicamente sì, però non c'è tecnica, secondo me, che non si possa superare se c'è la volontà di farlo. Cioè, se tu metti quel parquet in mezzo al campo di 28 se per 15, io non, va la memoria. Non, devo dire, non ho le conoscenze tecniche per capire se effettivamente si può giocare. Posso dire che sono stati giocati grandi eventi che di solito si giocano al coperto, sono stati giocati all'aperto. 2-0 per la Juve, scusate, ma 2-0. E quindi Dani Alves alla, proprio sta diventando il giocatore delle finali, Dani. È vero. Allo scadere del tempo, con un tiro al volo dal limite dell'area. Direi che ormai di dubbi ne abbiamo poco. Insomma. Vai pure. Sono stati fatti anche dei grandissimi tornei, sì, nel passato all'Arena di Verona, si giocava a basket, cioè sono stati... Poi nell'82 giocaste in Piazza Maggiore? No, non riuscimmo a giocare in Piazza Maggiore perché... Si mise a piovere. Mi ricordo. Questo è l'unico problema. L'unico problema può essere lo Scavolini Pesaro, era un quadrangolare. Sì. C'era Mike Silvestri, mi ricordo, a Pesaro. Praticamente si mise a piovere. Però anche quando iniziaste a giocare, ricordo che una rimessa a vostro favore, diciamo a vostro favore, perché avevano sbagliato, cioè gli arbitri avevano fischiato, ma era nato da una scivolata data dal bagnato, gli diedero comunque la palla agli avversari, perché era stato proprio legato allo scivolare. Io però c'è una cosa a Sabatini, però, in Piazza Maggiore. No, ma stiamo dimostrando questo gioco. Episodio del 2007. Il concetto è che tu adesso vedi quello che succede al playground dei Giardini Margherita, si gioca regolarmente all'esterno. Poi parlo sì, come superficie. Però esatto, invece lì è un cemento, qui si parla di un parquet, l'umidità è più, insomma, un po' più complicata la questione. A te da giocatore che effetto farebbe? Fantastico, io credo che per un giocatore, ma chiediamolo a lui. Sì, perché lui ha giocato dei derby North Carolina Duke. Dove? Di farlo nello stadio? Io chiedo a lui, ti dico sì, sarebbe una cosa fantastica. E a livello di parquet, giocare in un'esterna ti cambia molto posizioni, luci, parquet? Sì, ma cambia per tutti. Quindi lo accetteresti? Cioè, ne saresti contento se dicessero una cosa? Io credo che sarebbe uno spot straordinario. Perfetto. Vai con la domanda per Justin al riguardo. What would you think, since we would have so many fans for a final like that, if they would choose to play in the soccer stadium? Like really play there? Like you can put a basketball? Yeah, put the basketball court, everything with the wood on the floor, you know, everything to have. Not 8,000 people, but to have 30,000-40,000 people. Yeah, that would be maybe for like the first game, because unbelievable, never happened. You know, how would you feel with that? I mean, I would be fine with it, as long as the court and you know the weather. The weather is okay. So, but you know, for the first game, that'd probably be like something that would be like big for not only Italy. That probably would be something that would be shown worldwide, because how many people were watching and how it would look like the atmosphere, so that probably would be... Ha detto la stessa cosa che stavamo dicendo noi, cioè vale a dire, dice bellissimo, il problema potrebbe essere il parquet un po' slippery, un po' scivoloso. Ma questo verrebbe, secondo me, provato prima. No, ma ha detto però anche lui, sarebbe uno spot incredibile che verrebbe mostrato a livello internazionale, una partita fatta dentro uno stadio, come si fanno alcuni incontri di box di altissimo livello, cioè diventerebbe uno spot mondiale. And Justin, our stadium was built 90 years ago. 90? Perché è del 1927, venne inaugurato col match Italia-Spagna 2-0, quindi festeggia i 90 anni ed è qualcosa di incredibile. Allora, ancora con i messaggi, vai. Allora, c'è Davide che ha mandato due messaggi. Bene. Allora il primo: grande Justin, fiero di averlo difeso, l'ho sempre considerato più utile e costante di Daniel. Ricordo che Daniel contro i lunghi di stazza faticava parecchio, e complimenti a chi l'ha preso spendendo il giusto. Vai, e così magari chiediamo un'impressione se già conosceva Daniel, se aveva parlato con Bonicioli del fatto che cambiava tutto il tipo di giocatore. This guy said, great Justin, I always defended you, and I think you were even better than Daniel, because you're more of a center, and now you're killing the game, something like that. And we want to know, did you know Daniel before or no? No, I didn't know him, but
My teammates told me that he's from where I'm from, Alabama, but I've never met him. But I'm sure Alabama's big. Yeah, Alabama's big, but maybe I'll meet him this summer because he may be in the same city I'm in. So mm-hmm. Yeah, but I've never met him before. But thank you for the compliments and the support. So. Ringrazio ovviamente il nostro ascoltatore, dice che non ha mai incontrato Daniel, però probabilmente lo incontrerà quest'estate perché si troveranno nella stessa città rientrando in America. Perfetto, Max, una domanda per Justin, perché poi stiamo miscelando sì. Un po' tra tutto lo studio. Beh, guarda, faccio una Justin e una Marco. A Justin chiedo che cosa è cambiato per lui dopo l'arrivo di Cinciarini. Mm-hmm. Invece a Marco chiedo la Fortitudo, ha quadrato il cerchio con l'arrivo di Cinciarini? Perfetto, partiamo da Marco. Da Justin, boh, non so, ti dico, secondo me era già una squadra molto buona. Aggiungere un giocatore può essere importante, con un giocatore con l'esperienza di Cincia che entra in punta di piedi, non modifica gli equilibri, ma dà una maggiore profondità al roster. Quindi questo secondo me è il senso. Andiamo verso... Sono ancora 15 o 16 partite sì. Da giocare per qualcuno, potenzialmente, quindi sono veramente tante. Squadre, ad esempio, come Biella, teoricamente potrebbero anche soffrire il fatto di avere il caldo quando sei a giugno. Sì, ma anche di avere meno giocatori. Tieni presente che nei nostri palazzetti purtroppo non c'è la climatizzazione, quindi possiamo anche, questo weekend per dire, sono previsti 30 gradi, attenzione, sì. Perché quello può cambiare le carte in tavola. Elemento interessante. Beh, in effetti le finali dell'anno scorso al Paladozza era bagnatissimo, ma il campo proprio, gocciavano i giocatori. Cioè non... forse all'aperto è più fresco. Sì. Ma devi giocare due partite a settimana e finire prima, questa è la verità delle cose, sì. Non devi arrivare così avanti in questi contesti, in questa realtà. La domanda però che ha posto Max su Cinciarini: how did your game change and if you got better or worse with the arrival of Cinciarini? I think Cincia has improved our team because he's a very aggressive player offensively. So when coming off the bench, when he comes in, he's looking to score, and that helps us because for instance, if we have a lead, we're trying to keep that lead and not lose it while the starters are getting rest or anything like that. So his aggressiveness is a benefit for us, mm-hmm. for sure. So and his defense is great as well. So. That's what he's known for. So he's helping you too. Yeah, on both ends of the floor. È molto importante perché quando entra in campo è affamato di punti e di aggressività in campo e anche in difesa comunque svolge il suo compito. È un giocatore che ha portato molto alla Fortitudo. Perfetto, c'è questa domanda che Giulia può andare a leggere. Meglio Roberts o Legio? Who's better? Roberts or Legion? I'm not answering that question. That's disrespectful. They're both great players, and they're two different style of players, but they're both great players in their own right. So that's all I have to say about that. All right. Okay. Lui dice hanno due stili diversi, sono tutti e due bravi. Posso fare una domandina che magari salta fuori qualcosa? What's the different style of what is the style of Legion? What is the style of Robert? What would you say the best thing of Legion and the best thing of Robert? The best offensive ability of Alex is when he gets hot, he can make multiple shots in a row. Like for instance, that game against Imola where he pretty much scored the last, I think, 8-10 points for us and hit the game winner. So when he gets hot, when he gets going, he's unstoppable. And for Chris, he's a good shooter and he's a great penetrator as well. Because once he's attacked, his size gets him open and gives him the ability to drive in the lane and get fouls and stuff like that. So they're both great shooters, but in that aspect, they have some differences. So, who's more for the team? Who plays more for the team, Roberts or Legion?
But the thing, question, Donald Trump, when the, you know, yeah, but my error. He was there to be elected, no problem. Time out. No, sai, no, il, ma scusa, allora, l'allenatore che l'ha difesa no, fino vorrei adesso. Tradurre però, vorrei tradurre, dai. Perché sennò ci perdiamo. Sì. Per, cioè lui dice sono tutti e due bravi, penetrano bene, tutti e due fanno dei punti, va in transagonistica Legion, quindi un giocatore in certi momenti immarcabili, però anche Roberts non riesce a dirmi, you said they have different styles, but you said both. They both the great shooters, but what is Chris, the different style? Chris can get to the he can drive better. Chris Roberts. Yes, he can drive to the basket better. Perfetto. Che uno va, è più bravo in penetrazione e quell'altro è un tiratore di striscia che può mettere anche 18 punti di fila come ha fatto contro Imola. Perfetto. Scusa, gli chiedo solo una cosa: con chi preferisci andare in discoteca dei due? È sposato. Non ci va. Con sposa. Chi? Con chi? Se dovessi andare. Ma non conosci gli americani. Con lui chi? Conosce già la risposta, vedi? Who would you prefer to go to the disco, to the club? You don't go to the club. Yeah, I don't go to the disco. So neither one. You're married, huh? Yeah. Yeah, you see? È facile. E vabbè, ma gli hai dato una risposta. No, si è messo a ridere e ha detto io non vado in discoteca, sono sposato. Vedi allora, che lo sa lui, il marito. Guarda, cosa dicono? Grande Justin, detto da grazie. Tre... Questa, tu non guardavi Sandokan, vero? No. Tre Mannai, come ha detto ieri. Madonna. E il mio idolo Mirko da Castel San Pietro Terme. Ok, beh, gli possiamo dire che è stato paragonato, queste invece era le coincidenze della nostra generazione, il mitico Sandokan con Kabir Bedi. Beh, in quell'anno lì venne fuori, peraltro nel 76, colonna sonora firmata dagli Oliver Onions, Sandokan era in classifica in Hit Parade e quell'anno lui vinse lo scudetto con la Virtus nel 76. Una memoria storica direi su Sandokan, su questo Sandokan è riuscito lo scudetto di Sandokan, io su Sandokan posso dirti che è risorto una decina d'anni fa e ammazza la zanzara tigre. Ma no, c'era lo spot, è vero che c'era lo spot, lo spot pubblicitario. Ci sono ancora i prodotti della Sandokan, sei peggio di Mastrota, non hai visto? Allora vabbè, dai, questa è una battuta, però è giusto anche ricordare che è stato veramente simpatico anche questo nostro ascoltatore. E questa, leggila che è simpatica. Ma Justin è a sedere su uno sgabellino, sono tutti e tre alti uguali a 2,15 m? No, allora, intanto è alto 2,06 m, lui. Precisiamo. They ask if you are sitting on a lower bench or we're all tall 2 meters or something. No. Sfortunatamente noi non siamo alti come lui, 2,06 m. A me manca una trentina di centimetri. Sì, però ci sono i seggiolini. Dalla regia hanno detto che ci misureranno dopo, no, così no, un po' troppo. E no, siamo attorno all'1,80 noi. Voi, io 1,75. Bravo. Sei cresciuto allora, vedi? Sì, sono un ometto. Vedi a mangiare ovo malstina? Io mangio di tutto. Sta già mettendo anche i dentini, dai. Sì. Andiamo con i messaggi, che sono domande per Marco, vai. Per Bonamico, un pronostico su gara 5 domani, tra Biella e Verona. Secco, su chi scommetteresti? Biella. Biella, perfetto. Però la pagherà più avanti. Se tu, scusa Marco, se tu fossi Ramagli, chi spereresti che vincesse tra le due? Non mi interessa. Non ti cambia? Zero. Veramente? Sì, anche perché no, Biella ha un quintetto migliore, intanto ma bisogna pensare a Roseto, che non è fare giardinaggio ma vincere una partita. Quindi chi è favorita, la Virtus? No, la Virtus è nettamente favorita, è ovvio, però insomma sono comunque è una squadra che va rispettata perché ha passato il turno, perché ci sono alcuni giocatori che verranno qui a giocare con grandissime motivazioni. Tipo parlo di Amoroso. Fulz anche. Fulz e Amoroso avranno grandissime motivazioni. Giocare a Bologna è sempre una cosa per tutti molto prestigiosa, quindi attenzione. Eh sì, bisogna stare attenti anche perché la Virtus con Casale Monferrato si è trovata sull'1-1 e in quel momento sono uscite
troppe voci, tra cui anche quella addirittura di un taglio di ramagli. Pare che sia intervenuto Pucci. No, ma quello era un taglio che si è procurato in cucina. In cucina. Non era... Follia. Sì. Follia. Assurdo. Ecco, perché avevano anche lanciato l'ipotesi, e fu Luigi a lanciarla per prima, perché aveva raccolto delle voci, lui intanto monitora sul telefono se arrivano altre bombe di mercato, perché anche al riguardo chiedono qualcosa, cioè che vi fosse Cavicchi allenatore e Alberto Bucci tutor. Poi Bucci pare abbia detto, io avrei anche già dato, che ne dici? Perché i tutor stanno, adesso contiamo con le battute, stanno sull'autostrada, quindi li lasciamo lì. E io, anzi, da lì li toglierei e anche, tra parentesi. Saremo tutti disposti a togliere. No, non si può telecomandare un allenatore. È chiaro che la sconfitta in casa può avere dato adito anche a delle letture, magari di un certo tipo, sull'operato dell'allenatore, ma giudicare un allenatore da un cambio magari non fatto per qualcuno, o una situazione a cui non si è posto rimedio subito, nel corso di un campionato, peraltro giocato molto bene e anche inaspettatamente dalla Virtus, mi sembrerebbe esagerato. Posso dire che c'è, no, non ti condizioni... cioè l'hanno fatto. Cioè non è, ti sembrerebbe, però l'hanno già giudicato per questa cosa. Cioè lui è stato convocato e ha rischiato il taglio. Sarà stato anche convocato, però forse qualcuno dopo lo sfogo iniziale magari ha ragionato a bocce ferme, si era ha fatto fermare un po' il sangue che correva. E poi ti dico adesso, se tanto siamo tre amici, dai, no? Sì, dai. Classico, guarda, dai, tanto. Si anche così più. Dai, rimane fra noi. Dai, rimane fra noi. Capisco anche che, e questa è la mia ipotesi, sì, magari, sai, prendi un giocatore come Stefano Gentile, non viene tanto impiegato, ma le motivazioni ovviamente il coach le sa, perché è quello che conosce meglio tutto, non, certo, viene tanto impiegato, sai, diciamo che Ramagli, per conto mio, è stato molto... ha seguito il suo piano partita, ha seguito quello che diceva senza guardare altre implicazioni. Magari qualcuno più politico, tra virgolette più furbo, avrebbe fatto giocare Gentile di più per non trovarsi magari qualcuno che gli dice perché... Perché gli facesse un po' da parafulmine anche in un certo senso. Sì, però è livornese. Oh. È livornese, ma i livornesi sono tosti. Dice di scoglio, no? Sì, sono di scoglio, non è che, capito, questo è uno che va fino in fondo, quindi io credo che bisogna lasciarlo lavorare e la Virtus lo farà, perché ha dimostrato sul campo, andando a vincere due partite fuori, per che me deve. Grande deve. Risposta, ma scusa, chiariscila meglio, è stato convocato? Adesso è inutile che adesso mi fai quella faccia. No, vuoi è, dire... stato, è stato convocato. Allora, ma... avanti. Sì, c'è stato un summit, sì, in sede, presenti Daniele Fornaciari, qualità di presidente della fondazione, Ulio Trovato come responsabile dell'area tecnica e anche rappresentanti della proprietà, e di fronte, diciamo, di fronte a queste persone è stato chiesto conto a Ramagli del suo operato durante la gara 2 con Casale, e dai racconti che sono stati fatti c'è stata una parte di questa società, di questa triade, e anche piuttosto influente, che come diceva Marco, a sangue caldo avrebbe forse optato per un taglio dell'allenatore. Poi dopo la parte invece magari che ha ragionato in maniera un po' più razionale. Chi era la parte più razionale? Bucci. Ok. Meno razionale, Baraldi? Quella meno razionale è quella più legata alla proprietà attuale, okay, che poi non è, che questo non vuol dire che sia meno razionale in assoluto, vuol dire che era, in quel più, momento lo era più arrabbiata per come erano andate le cose. Io ti avrei detto, sai cosa ti devo dire? Che ha fatto benissimo Ramagli a tenere in panchina Gentile, perché quando ha giocato non era in quel momento. Diciamo che probabilmente Bucci non si è espresso in questi termini, però si è espresso in termini dicendogli, guarda, può succedere, vedrai che non succederà più e vedrai che cercheremo di sistemare le cose in maniera che si trovi un accomodamento che faccia piacere a tutti. Sei d'accordo però che Stefano Gentile, dopo un lungo infortunio, è rientrato, ha giocato 6 partite, spizzichi e bocconi, ci sta che non sia al top, eh? No, io faccio fatica a essere d'accordo o non d'accordo con te. Io sono stato abituato a seguire le direttive dell'allenatore e a rispettare quello che fanno l'allenatore. Lo sono stato da giocatore, lo sono stato da presidente di società, da dirigente, eccetera. Quindi
Però capisco anche che a sangue caldo ti viene da dire ma perché sì. È successo questo? E fa parte della normalità delle cose. Voi non avete idea di quello che succede nelle società. Magari questa volta si è saputo di più perché diciamo che la compagine era abbastanza composita. O perché magari... Perché di solito sono cose che succedono tra due oppure persone. Oppure perché qualcuna delle parti aveva piacere che magari che la cosa uscisse. Questo non lo so io, ma... Però di solito queste cose succedono tra quattro mura e si è in due. Sì. Cominciavano allora, ad essere in quattro. Se sei in quattro o cinque diventa più essere complicato. In è già più complicato. Ci torno tra un istante perché qui ci colleghiamo al tema. Però vorrei porre una domanda a Justin perché amo intervallare proprio per il fatto che giustamente non comprendendo la nostra lingua mi pare giusto spaziare. Vai. Da Davide, è vero che Justin ha mandato in America la sua famiglia per concentrarsi ai playoff? Is it true that you send your family to the States to be more focused on the playoff? No, that's not true, but you can say that if you want. But they had to go. Yeah, my wife had she had something to do and she had to be back home, so that's why they left. So nothing bad. No, nothing bad. She So she took the children and she went back. Yeah, yeah. No, ha detto, può anche far piacere dire una cosa così, ma in realtà non è così. Mia moglie doveva tornare in America e così ha fatto, doveva fare alcune cose in America, sbrigare delle pratiche, ha preso i bambini e se n'è andata, ma siamo felici e contenti. Io ero concentrato anche con la mia famiglia qui, non è che mi distraesse. Ecco. Perfetto, direi che non si sbaglia. Allora, questa è molto carina, vai. Buon amico, raccontaci due aneddoti dello spogliatoio Virtus dei tuoi anni. No, non ricordo, di solito c'è la classica frase non ricordo. Dai. Beh, diciamo che c'erano alcune persone che facevamo abbastanza scherzi, ma eravamo molto goliardici, molto più di adesso. Ad esempio, non so, si parla di intimo che non si trovava più perché era stato attaccato con il cerotto bianco al soffitto bianco, cose di questo genere, insomma cosine così, oppure qualche shampoo leggermente adulterato con prodotti di cui non si può far nome, cioè facevamo cose insomma un po' così da... Però vedo che poi quasi tutti le articolori hanno tenuto i capelli, quindi con lo shampoo funzionava. Esatto, sai, quelle cose un po' da caserma, no? Abbastanza grevi. Chi è stata la vittima prediletta? Beh, allora, ti parlo di giocatori di qualche anno fa, c'era Sacco, Massimo Antonelli, era uno che... Perché adesso lo dico, Massimo Antonelli aveva inventato la lavatrice Antonelli. La lavatrice Antonelli è quella che, quando inizi la preparazione, metti tutte le maglie, i calzoncini, tutti a posto nell'armadio, tutti stirati, puliti. Poi, quando finisce l'allenamento, prendi la roba sporca e la metti sopra e prendi quella pulita da sotto. Praticamente, la roba, stando lì, secondo la teoria di Massimo, si lavava, si puliva. Il problema è che dopo il primo giro non gli arrivavamo vicino. Cioè, a fine preparazione era un dramma. Esatto. È fantastico. Comunque, insomma, è uno dei grandissimi personaggi. Sì. Perché era così diverso rispetto a oggi? Perché eravate tanti italiani stranieri che si adeguavano? No, non tanto. Eravamo giocatori che stavano insieme per tanti anni, quindi almeno per 3-4 anni ci si vedeva, cambiavano pochi giocatori, quindi questo creava un cameratismo maggiore, comunque anche insomma c'era più confidenza. C'è uno che dice è stato il mio grande amico della pallacanestro? Farei torto a tanti. Sì. Farei torto a tanti. C'è uno che non hai mai sopportato? Farei torto forse di più. Ancora di più. Poi tu eri uno che in campo legnava, per cui figurati quanto ci saranno state delle scene spettacolari. Ok, siamo pronti per il secondo break pubblicitario, poi di messaggi ne stanno arrivando tantissimi e ci fa piacere perché c'è la Juventus. Devo dire che poi nel momento in cui la Juventus è già finita la partita, è andata in vantaggio agevolmente. Sì. Hanno cominciato i nostri spettatori a mandare subito una marea di messaggi ed è l'unico caso che mi ha fatto piacere che la Juve sia andata in vantaggio, ve lo dico sinceramente, perché molta gente era in casa ma probabilmente era lì ovviamente a gufare, come è normale che sia, come si deve fare nello sport. Ci troviamo tra poco. E ancora Sport Club con tantissimi messaggi. Allora, vai, questo è carino.
Da tifoso Virtus, la Fortitudo, vista ieri tanta roba, per me è dura, per tutti purtroppo Marco. Allora, a questo punto ti dico, da virtussino, saresti o sei preoccupato perché la Fortitudo sta facendo bene? Sono favoritissimi, lo ripeto. Luigi, diciamocelo. Che sono favoritissimi, secondo... Lui continua, glielo ho già detto. Allora, secondo lui che è più forte? Sinceramente, cioè al di là che noi in Italia gustiamo, non so se lo fanno. Sinceramente, secondo te cosa ti dice? Insomma, la puoi piantare di anticiparmi le sue risposte? Se no, who's strongest? Mettiamo la parrucca a lui e tu giochi a basket, scusami. Fortitudo. Vedi, lui l'ha detto con sicurezza. Fortitudo. Sì, ma invece vedi che lui è virtusino, che sono più favoriti loro. Vedi la differenza. L'ha detto fortitudo, secco, non ha perché paura. Lui non ha questi giochi di superstizione. Lui non è uno che guffa come... E allora non vedi si che... usa. Facciamo vedere la differenza. Non si usa in America, siamo qua che... Allora, vabbè, dicono you are the number one. Questo l'hanno appena detto. Grande uomo, grande giocatore. Insomma, veramente le considerazioni sono moltissime. E vabbè, io ti voglio chiedere, c'è un giornalista che stima particolarmente? E uno che non stima? Fai una domanda, posso condurre? Tu fai l'interprete. Ascolta, oggi... Tu sei Fernando di Costanza. Oggi sei ancora scioccato dopo l'intervento della cinese in radio. Quello è stato bello, Questa è stata, lo vedrete su YouTube, è un vero capolavoro, è una che ha telefonato per cambiare delle monete del bar di fianco e ha sbagliato numero, a parte con me, 5 minuti buoni in diretta. Convinta di essere al telefono col bar. Una roba aberrante, non puoi capire, è stata meravigliosa. Però, ok, cosa vuoi se chiedermi? Se c'è un giornalista, okay, if there che is stima a journalist that you like particularly and a journalist that you don't like. No, I don't have one I like or dislike. Yeah, I just respect them. Yeah, they do their job and I do my job. Se ne frega, fa il suo lavoro. Ma lui è molto molto cool down, cioè lui è dell'Alabama, cioè hai capito? Lui dice non ce n'è uno che io non rispetto, è uno che mi van bene tutti, loro fanno il loro lavoro e io continuo a fare il mio. Tutto regolare. Basta. E Marco, c'era un giornalista che stimavi particolarmente quando giocavi? No, devo dire che qualcuno l'ho attaccato al muro, però, ma non a Bologna, a Milano. Raccontami com'è stata la scena. Dai, tanto a me sai che piacciono queste cose. E tra l'altro, vabbè, mi piace come scrivono alcuni, ovviamente li leggo volentieri, ma sono quelli più legati alla mia generazione. Cioè i Walter Focchi della situazione, ma quelli non legge chiunque per quanto è bravo, cioè, quindi, talmente fuori categoria. No, poi per il resto è chiaro che è importante che le cose siano riportate e questo succede quasi sempre in maniera giusta. Poi io non credo che ci sia animosità o che ci sia... A volte i tifosi pensano, ecco, quello tiene per quella squadra. Ma se anche un giornalista avesse una piccola così simpatia. Una simpatia per una società, dei due scriverà peggio di quella squadra, perché sarà proprio per coprirsi. Ma anche perché si sente tradito. Perché si sente un po', capito, tradito se gioca male, quindi esatto. È vero. È così. No, ma guarda, veramente, cioè, poi abbiamo qua tanti ospiti della Fortitudo. Io sono spudoratamente virtusino, ma figuratevi se posso augurare il male a un bravissimo ragazzo come lui e come tutti quei giocatori che abbiamo avuto ospiti, cioè il ruolo cambia completamente, poi è ovvio che teniamo per la nostra squadra. Dimmi solo com'è che l'hai attaccata al muro, com'è stata? Per qua. Cosa mi ha scritto? No, ma la cosa più bella l'ho vista fare a Mike Sylvester. Mike Sylvester, giornalista della Gazzetta di allora, non dico il nome, però lo fece veramente volare. Era quello che... Ding dong. Pare. Sembrava campana. No, però lo fece volare. Lo fece volare proprio. Cioè lo... Sì. Questa fu ma Bologna e Milano lo fece? No, nel periodo di Bologna giocava a Milano. Ah, il primo che giocava a Milano allora, sì. E Mike era uno che bisognava lasciare. Sì, prenderlo scomodo, molto... Scomodissimo. Ne abbiamo raccontati un po' di aneddoti in questa trasmissione, devo dire, sono divertenti. Ah, questa è simpatica, vai. Justin, perché eri l'unico a vedere gli Harlem Globetrotter? Scusate. No, non ti preoccupare, vai. Alfa la dozza. Sì.
say why what? You were the only one going to watch Harlem Globetrotters. You're trying to learn something. What did it? No, me and Alex were there, and you and Alex Lee. Yeah, that was. No, my c'era anche Alex Legion. Tanto per cominciare. That was my first time ever. Alex Legion ever played. Seen it. Alex oh, Legion really? Played with Harlem. Alex Legion played with Harlem. But that was my first time ever seeing it because I don't know. I just never got the opportunity when I was a kid in America, so. It was in our gym, so, and it was free tickets, so I had to go, and I enjoyed it, so. And my son, he got to, he got a Harlem Globetrotter headband, so. Oh. Yeah, so it was no, dice, si è divertito, perché non c'era mai andato quando era piccolo, e quindi questa è la prima volta, quindi strano che per vedere gli Harlem Globetrotters va a Bologna, lui vive non lontano dal Paladozza, ci è andato anche con i figli. E suo figlio ha avuto anche una cosa, un cappellino, certo, degli Harlem Globetrotters. Sì, sì, beh, insomma, io li vidi la prima volta che ero nell'80 qui a Bologna, e poi c'è una bellissima foto dalle due torri degli Harlem Globetrotters che arrivarono la prima volta con Art Atom, no, nel 1952. Una fascia degli Harlem Globetrotters. Okay. Non mi veniva il nome di Max, band. Una domanda per Justin, ma per Marco, vai. Beh, allora, a Justin chiedo, quando è arrivato il primo periodo, l'ambientamento, che cosa ha sofferto di più? Qual è stata la cosa più difficile che ha dovuto imparare per adattarsi a questo campionato? E per Marco chiedo, la Virtus quanto è ancora migliorabile con l'arrivo di Gentile? Ossia, che margini ha ancora di miglioramento dopo che è arrivato Gentile? Perché questo non è Gentile che è un giocatore al 100%, non è il giocatore per cui la Virtus ha speso tanto. È un giocatore che è infortunato, deve ancora migliorare. Che margini può avere la Virtus con un Gentile al 100%? Ma non lo so. Sai, intanto bisogna vedere, io che sei infortunato... Magari è sulla via del recupero perché stava già giocando anche a Reggio Emilia. Sì, ma appunto dico come... Probabilmente è una questione forse un po' di forma, questo, non, però credo anche che sia difficile in una settimana entrare in forma, non so, magari stanno facendo... Ma anche probabilmente anche in due perché non, praticamente non ti alleni, quindi fai anche fatica a entrare anche nel ritmo, perché cioè, entri in ritmo allenandoti. Facendo soltanto delle sedute di tiro? Sì, ma io ti dico, non posso avere, non è che voglio scrivere la domanda, ma non ho assolutamente gli elementi per poter, diciamo, per poter dire... Può avere margini la Virtus con l'arrivo di Gentile? Certamente, li può avere, soprattutto se non perde gli altri giocatori, cosa che non credo, ma io penso che ci siano anche dei giovani nella Virtus, tipo Penna, tipo Auxilia, tipo altri giocatori che possono dare comunque... qualche cosa in più quando le rotazioni si allungheranno andando avanti nei playoff. Quindi Gentile probabilmente può avere un utilizzo di qualità, certamente, se non ha nelle gambe i 20-25 minuti a partita, però io credo che i 10-15 ce l'abbia già sicuramente. Sicuro. A proposito, prima della risposta di Justin, un messaggio proprio sul tema dei giovani e di Gentile e Penna, vai. Sì, però con Gentile e Penna che nel secondo tempo di gara, due non sono entrati nel quintetto del supplementare, c'erano i titolari tranne Rosselli ed erano abbastanza cotti alla faccia delle rotazioni. Ci può stare, ci può stare. Peraltro Penna fanno 10 punti, con Casale Monferrato una buona prova, non certo. No, ma poi ci sono anche altri giocatori che adesso non sono nei 10, però che sono interessanti, quindi... La Virtus, secondo me, dal punto di vista della lunghezza della squadra, è messa molto bene. Perfetto. La domanda per Justin, vai. Tu volevi chiedergli qual è la cosa più difficile. Che cosa ho dovuto imparare qua in Italia? Perché il suo allenatore ha detto, veniva da anni giocati in leghe, tra virgolette, minori. Sì. Malesia, diciamo, anni in leghe minori. Arrivando in una lega, diciamo, di maggior spessore, quali sono state le difficoltà più grandi che ha incontrato? Playing in Italy, what was and with Fortitudo, what was the most difficult thing that you had to learn and to improve in your game? Probably relearning how to play under pressure, because it's probably the first year since college where everybody has expectations, and so
playing under, had relearning how to play like that was probably the most. Cioè, ritornare a giocare sotto pressione. Lui da quando era al college non aveva mai giocato in leghe con questa forti aspettative, no? Come nel college. Ma poi hai detto una cosa verissima, perché soprattutto nell'est, parlo delle leghe, dalla Cina, altre al Giappone, altre leghe, cioè si gioca prevalentemente per lo spettacolo. E quindi non c'è questa pressione sul risultato e questa... cioè, in Italia e a Bologna. Esatto. A proposito di grandi giornalisti, viene ricordato uno che per me era fenomenale, come persona, come giornalista, il mitico Peppino Cellini, un personaggio veramente unico, che mi ha onorato della sua amicizia quando ero veramente inizio carriera, però c'è una domanda simpatica per Marco, vai. Scusa buon amico, sei riuscito anche ad attaccare al muro il tranquillo Williams e se fosse rimasto in fortitudo poteva diventare un leader. Earl Williams. No, veramente Williams non l'ho attaccato al muro perché... Era scomodo, eh? Scomodissimo anche lui, cioè, non lo so, no, diciamo che abbiamo avuto qualcosa da dire, ma poi non se l'è presa come non se l'è presa, ma con me non se l'è presa. Cioè, litigaste sul campo? No, è successa una cosa molto buffa, si litigammo sul campo perché lui diede una botta a Roberto Brunamonte, okay. Allora su un tiro libero, insomma, gli resi quello che doveva avere. E andando giù negli spogliatoi... Brunamonte diceva grazie, se ne è d'accordo, insomma siamo scesi giù dalla scaletta e lui era lì che mi aspettava, mi aspettava e anche lui non era un bel cliente. E io veramente non sapevo cosa fare, ho detto, allora ho fatto finta di incazzarmi violentemente e gli corsi addosso, hai capito, sperando che qualcuno mi trattenesse. E lui rimase talmente, aveva questa fama da duro che menava tutti, e quindi rimase secondo me sorpreso, dice ma questo è matto, cosa fa? È matto davvero questo qui. E allora alla fine è finito tutto. Quindi hai fatto il matto, sì. tenetemi. Io speravo, cioè andavo, invece correvo, anche piano, correvo ma non velocissimo. Ha fatto gol il Monaco. Vabbè, conterà poco, però comunque che la Juventus prenda un gol è sempre una notizia. Beh, intanto comunque ricordiamo che ha fatto gol Mbappé. Cioè, questo giovane? Sì, io cioè, sarò pesante, però questo l'hanno pagato 50.000 euro, verrà rivenduto... 18 anni, 18 anni, l'hanno preso a 15enne a 50.000 euro, verrà rivenduto quest'estate, una cifra che andrà tra i 70 e gli 80 milioni di euro a Real Madrid. Fai il conto tu della plusvalenza. Allora, gli hai già dato la notizia, gli hai già detto che andrà? Questo giocatore Mbappé? No, lo sa già perché tanto ormai l'affare praticamente almeno a Monaco me l'hanno dato per fatto. Ah, ok, perfetto. A proposito, vorrei chiedere qualcosa su chi tifa in NBA e se segue altri sport come football. Who's your team in the NBA? The Lakers. Lakers. I Lakers. So, as per of you, at the end of the show, we have the highlights of the final of 1987 with Lakers against Boston. Uh-huh. So, it's closing the you can TV show. Every time is the Lakers. Magic Johnson. No, we have a different final. We're starting today since there is the playoff in America. So you can see Kareem Abdul-Jabbar with his sky hook. Why? Why? Io lo chiedevo per bene, dai. Perché i pivot non imparano più un gancio che sarebbe letteralmente immarcabile? Sono giocatori che hanno creato una carriera con un movimento. Poi dici Jabbar, va bene, un 2-18 che faceva il gancio da 6 metri. Ma perché oggi il lungo tira solo sullo scarico? Perché non ha più quel movimento che se lui tirasse il gancio, si allenasse al gancio o anche solo al semigancio, spesso in A2 risulterebbe immarcabile. Vai, poi chiedo anche a Marco, conferma magari ho detto la più gran boiata. Why the centers, they don't do much anymore, practically, the hook? The sky hook? Uh-huh. Well, first of all, that's a very difficult shot to consistently make. That's probably why he leads the league and he has the most points in NBA history, because nobody could block that shot. But I mean, but it's very difficult. It's a very difficult shot to learn how to do and consistently make. So that's probably why. So. Perché è molto difficile da fare. Il gancio cielo, the sky hook, è molto difficile da fare come movimento, un movimento anche un po' innaturale forse
per non so, dimmi tu Marco. Lui dice così, dice che è molto difficile, ma difatti Karim Abdul-Jabbar poi fu il leader del come scorer. Sì, questo è vero. Diciamo anche che c'è un diverso tipo di allenamento sui centri, tendono più a giocare anche più fuori e a, sì, usare più il tiro in sospensione, mentre invece Karim il tiro in sospensione lo usava veramente rarissimamente. È proprio anche dato dalla posizione del corpo, perché per fare, e dalla coordinazione che ci vuole per fare un gancio. Poi ci sono, adesso non voglio entrare nella tecnica, ma ci sono diversi tipi di gancio. C'è quello che si fa praticamente saltando su un piede solo, che era quello che faceva Karim, e poi quello che viene chiamato anche baby hook, che è semplicemente saltando con due piedi e usando la mano esterna. Che è quello che fa Amoroso. Esatto, ma è quello che fanno tantissimi giocatori, sì, questo lo fa anche lui. Sì. Quindi, però sono due tiri diversi, la meccanica e la coordinazione è molto diversa. Coordinare il gancio è molto difficile. Mettiamoci anche che gli aiuti difensivi adesso vengono molto di più, e quindi una volta che metti magari la palla per terra per fare un gancio, cioè, ti arrivano tutti addosso. Ti arriva la pressione. Quindi, c'è stato un tuo compagno o un tuo avversario che aveva un movimento che ti portava a dire questo quando lo fa è una sentenza? Beh, un giocatore che ho sfiorato, che anche senza giocare, che è Bodiroga. Bodiroga aveva un movimento quando arrivava a spalle a canestro, con cui riusciva con un compasso di gambe a prima fare una finta da una parte e poi andare dall'altra. Si chiama movimento Bodiroga, quello ha fatto impazzire tutta Europa e non c'è ancora capito niente nessuno. Non si discute. Allora, il gancio vero lo hanno tirato a Casale dandogli Nikolić. Questo è meraviglioso, Questo è povero Nicolic. Questa è bellissima, devo dire. È venuto il nostro ospite Nicolic, una persona deliziosa, però effettivamente devo dire che è stata molto molto simpatica. Poi nel chiudere il blocco, poi andiamo in pubblicità, vai. Grande buon amico, se comandassi il basket italiano come lo cambieresti? Quanto tempo abbiamo? Le prime tre cose che faresti? Farei una lega professionistica con più squadre, e sotto farei molto meno. Cioè farei uno stacco veramente molto più grande e darei molta più qualità a una prima lega, mettendo anche più piazze importanti e soprattutto con delle modalità di partecipazione che tutelino tifosi, città, giocatori, operatori. Quindi chi vuole fare il basket mette a casa. Esatto, a livello professionistico. Io, detta in tre parole, farei questo. Altra cosa particolare che ti viene da dire, avrei potuto, non dico fare perché poi non ti sei trovato esattamente in quel ruolo, però tu hai innovato moltissimo per quanto riguarda la Serie 2. No, vabbè, ma è roba passata, poi insomma piace che magari alcune cose siano state migliorate ancora, eccetera, quindi non è facile. Fosti tu a proporre l'inno nazionale in Serie 2, se ben ricordo? Sì, vabbè, ma... La posizione della Fortitudo e le multe ai tifosi della Fortitudo, poi multe che non arrivano quando le stesse offese vengono scritte in altre lingue. Io l'ho vista in alfabeto Morse lì, l'alfabeto Morse è geniale, cioè, da geniale. Cioè, io vai. Allora, a parte la genialità che evidentemente c'è, ma anche diabolica, no, io sarei durissimo su tre cose: insulti razzisti, sì, sputi e toccare un giocatore o un addetto ai lavori. Su quello proprio io stangherei a far male. Cioè, il pubblico, cioè, il pubblico, sì, che tocca il giocatore. Il pubblico non deve permettersi, certo, né di sputare, né di fare di offese razziste e né menare ovviamente un giocatore. Scusa Marco, visto che allora facciamo un esempio pratico. Sì. Il tifoso che durante il derby è entrato in campo ed è andato praticamente a dire qualche cosa a Candy, io da parte mia, per quanto dopo abbia fatto tante iniziative meritevoli, perché si è prestato a fare beneficenza, ho scritto, eccetera, anche su internet cosa doveva fare, l'ho scritto che se ci fosse stato Silvestre l'avrebbero tolto quel raschietto dal parquet, capito? Quindi cioè, questo non deve succedere, queste cose vanno punite, questo deve prendere un dasco e deve Era da daspare, cioè,
Mm-hmm. Peraltro, questa è la mia opinione. Questa è la mia opinione. Sì. Però ci sono queste tre cose. La violenza non va assolutamente non bisogna consentirla. Gli sputi, secondo me, sono a livello della violenza e certo. Sono una cosa schifosa che certo. Non va fatta. E gli insulti razzisti offendono prima di tutto il tuo vicino che guarda la partita, perché ovvio. Non sei una bestia come lui. Ovvio, quindi. Ovvio, sono perfettamente d'accordo. Fine. Peraltro io ricordo che questa persona è un fornaio, poi fanno della beneficenza. Ci sto dicendo! Tu ricorderai come io commentai la prima reazione, che tu me l'hai commentato su Facebook, ho messo la scena di Fantozzi di quando... Fantozzi esce, c'è Diego Abbandono e lui dice io il pane da voi non lo comprerò mai più e se ne esce tipo sciarpa. Prima infatti lui ha subito commentato perché era divertente. Una sola curiosità, vabbè che quando sei giochi a basket sei 2,6 lo percepisci in maniera diversa, ma com'è la situazione da americano di colore qui nel nostro paese secondo lui sul tema razzismo? Ostia. How do you feel with the with the racial problem as a player here in Italy? There is a problem to you, or did you feel a problem? Or what do you mean with fans? With the fans, of course. Oh, no. No, no, nessun problema. Perfetto, ci fa molto piacere perché è bello avere una testimonianza. Io dopo vorrei fare anche io una domanda. Certo. Io volevo chiedere una cosa a te. Prima ho citato Amoroso e volevo chiederti, tu l'hai avuto Amoroso? Sì. E com'è Amoroso, se è veramente un giocatore di difficile gestione, e in due parole com'è stata quell'esperienza pur breve nella Virtus che si era creata con Francia. Abbiamo avuto Francia qua due volte. Beh, ti ribalto le risposte. Beh, l'esperienza per me è stata molto positiva, soprattutto perché ho lavorato con persone che stimo tuttora, una non c'è più, che è Enzo Grandi, e che era, secondo me, per me è stata una persona che mi è stata sempre molto vicina, e ritengo come preparatore atletico l'antesignano di tutti i preparatori che ci sono adesso, ha fatto cose certo. Incredibili. Poi tutti quelli con cui ho lavorato lì erano professionisti di altissimo livello. Abbiamo provato a fare qualche cosa in quel momento per la Virtus in quel momento. Probabilmente non sapevamo che sarebbe successo quello che è successo con Castelmaggiore, eccetera, eccetera. Mm-hmm. Probabilmente bisognava parlarsi di più, cosa che non è stata fatta, ma io credo che in quei tempi sia Sabatini che noi portassimo avanti un'idea. Poi non ci sono state le situazioni per potersi unire, però insomma io sono felice che sia andata avanti il nome della Virtus, che sia andata avanti questo. Noi ci abbiamo provato in quel momento, altre soluzioni mi è stato detto che non ce ne fossero. Mm. E quindi secondo me, tra l'altro c'è anche gente che ci ha messo soldi in questo e voglio dire, poi li ha lasciati lì. Non è che certo. È stata una speculazione, questo ma poi no, è passato talmente tanto tempo. No. Che certo. Comunque l'intento era positivo. Positivo. Amoroso? Amoroso è un giocatore di una classe incredibile, un giocatore che ha iniziato la carriera giocando playmaker, può giocare veramente in quattro ruoli, è un ragazzo fantastico, vive molto di emozioni, quindi di grandi anche alti e bassi a volte, però ama la pallacanestro e quello che fa, e a volte può sembrare eccessivo da fuori campo, invece è fatto da una spinta emotiva sempre molto positiva. Mm-hmm. Cioè vincere, fare bene, giocare per la squadra. È stato anche nazionale, è stato uno a metterci la faccia quando non ci siamo qualificati, insomma, secondo me è un giocatore che va rispettato. Per la fortitudo sarebbe stato più utile un Amoroso o un Mancinelli? Beh, parliamo di giocatori anche diversi, in una fase di carriera diversa. Sono due giocatori di grandissimo talento tutti e due, è come se tu mi dicessi, vabbè, facendo il dovuto rapporto, non so, Rivero Mazzola, la differenza è sottile, uno magari ha più talento in certe cose, l'altro ha più fisico in altre, però insomma sono due giocatori, diciamo una cosa, sono due giocatori, non ne puoi avere due in una squadra di quelli. Ah ok, insieme non avrebbero mai potuto giocare. Secondo me no. Ecco, e premesso che il Mancinelli da playoff sta facendo benissimo. Ultimo blocco pubblicitario, poi 5 minuti contati di chiacchiere. Dopo nell'ultimo blocco ti dico quella cosa della Virtus, la dico a tutti. Io sono qua che fremo, allora state con noi. We'll be right back.
dubbio, sempre 2-1 tra Juve e Monaco al 84esimo minuto. Il match ha già preso una piega chiara. Cioè, siamo alle feste già. Esatto, cioè la Juve è fondamentalmente in finale. Non riesco a dirlo. Da fastidio, eh? Fai tu. Ma noi tifiamo, vai avanti tu, con Justin per il Real Madrid, quindi siamo lì, belli carichi. No, dai. Pianta. Siamo italiani. Smettila di fare lo sportivo. Dammi la bomba, dai. Vai con la bomba. No, intanto parliamo di lui che voleva... Ha un fundraiser, allora, un progetto legato alla solidarietà. Esatto, alla solidarietà. Bene. What is called sickle cell anemia. Sickle cell anemia è una forma di anemia. Okay. Se uno vuole cercare su internet, cos'è? I'm trying to raise awareness, and I want to do like an auction type thing where I have signed T-shirts and 42 signed jerseys and stuff like that. And I will go on Facebook Live and I'll show the stuff, and you can go on and it'll be like on an your auction. Page on Facebook. You're gonna show everything later on in these days. Yeah, and it'll be like an auction where you comment and say, hey, I want to put this much money for this, or you know. And so you can see that we have the banner. Yeah, okay, that's quello perfect. Esatto, questa. Questa associazione poi ha detto che faranno un'asta di beneficenza, esatto, su Facebook, per dove si potrà, ovviamente si cercherà di assicurarsi le t-shirt e le maglie della Fortitudo firmate dai giocatori, e il ricavato andrà per questa associazione. It will be signed shirts from all the players, and a personal signed jersey, and even tickets to a playoff game. So and my Facebook page is jknox205. That's how you can find your Facebook. My okay. Facebook page. jknox205. Jknox. Sì, è la sua pagina Facebook. 205, questa è la sua pagina Facebook. Perfetto. E saranno messe all'asta, appunto, come diceva sì. Marco, le maglie di ancora tutti. Ancora abbiamo splittato l'immagine con tutte le indicazioni, esatto, per poter... E, diciamo, la sickle cell anemia è, diciamo, in italiano la chiamiamo anemia falciforme, è una, diciamo, una malattia genetica del sangue che colpisce i globuli rossi, mm-hmm, e, diciamo, impedisce il normale transito del sangue, e se degenera può provocare anche delle forme di carattere ischemico. Okay, quindi è una forma. Credo che il fine sociale, sì, sia, esatto, chiarissimo, evidente, l'iniziativa. Cioè, non sto a spiegarne i dettagli, cioè, perché avete dire... tutte le indicazioni del caso per intanto partecipare già a questa asta, che è un, esatto, un aiuto prezioso e primario, e poi magari ci saranno altre iniziative, inutile dire che saremo prontissimi a sposarle nelle sedie a noi consone, che sono queste di TV Rete 7, come quelle di Radio Bologna 1. Quindi siamo in chiusura. Sì, allora? E allora... Si parla di cose in casa Virtus. Si parla di cose in casa Virtus. Noi sono stati contattati, Trinchieri, da parte della Virtus. Dei? Trinchieri. È stato contattato Trinchieri e a Tripaldi per l'anno prossimo. Io te lo dico questo per certo, fonte sicurissima. Premesso che tu non lo sai, appunto, come li vedresti? No, ma non è questione di vederli, è questione che ci sono dei playoff da giocare, ogni voce in questo momento è destabilizzante. Perfettamente d'accordo. Ma sai cosa, secondo me, magari io avrei aspettato la fine per contattare... No. Io li posso contattare anche adesso. La voce non deve arrivare a Luigi Balduini, che la dice in diretta Sport Club. Non perché tu non la devi dire, mm-hmm, tu sei iscritto all'ordine del giorno. Lui non la deve sapere. Sei tu che non la devi sapere. Comunque, se tu la Trinchieri sai, bravo tu che hai l'informazione. È stato contattato Trinchieri e a Tripaldi come GM per l'anno prossimo. Beh, diciamo che il collegamento fra i due c'è. Il collegamento fra i due personaggi c'è, perché sì. Daniele Baiesi è il collegamento fra i due perché ma dai. Uno è... Chi è al Bamberg? Esatto. Al Bamberg chi allena? Trinchieri. Esatto. E... Dove lavorava Tripaldi? A Biella. Esatto. E chi chiamò Tripaldi a Biella? Baiesi. Baiesi, quando ci furono i problemi con la Virtus del 2003, lui collaborava, sì, con Domani, di cui il
capo pagina era Marco Tarozzi, capo ufficio stampa della Virtus. Daniele era molto bravo, a Tripaldi ne apprezzò la professionalità e lo coinvolse a lavorare con sé. Da lì poi Daniele, appunto molto bravo come giornalista ma anche come manager, è arrivato a essere scout NBA dei Detroit e poi al Bamber come dirigente. Insomma, è una notizia interessante, bravissimo. Ovviamente liberissimi di smentirla, ma devo dire che tu dicesti anche che sarebbe arrivato Zanetti, molti dissero ma sono dei matti, cosa dicono questi malati di mente? E poi il risultato è che, come vedete, Luigi Baldwin questa volta non è malato di mente. Io ti dico, sì, ma questo dipende da cioè io non posso dire che sicuramente verrà Trinchieri o Tripaldi, però io ti posso garantire che sono stati contattati per venire. Ok, io però allo stesso modo dico grave errore, se così è, farlo sapere. E in assoluto, lasciatemi dire, che Ramagli sta facendo un grandissimo lavoro. Ottimo. E Trovata ha fatto un ottimo lavoro. Ottimo. Poi, questo non vuole dire, non è uno squalificare il lavoro di Ramagli, è semplicemente dire che c'è una, evidentemente qualcuno ha pensato di contattare altri. Ma questo non... Ma sai, anche all'Inter stanno già contattando altri. Beh, all'Inter stanno contattando allenatori del 2038, non ti preoccupare. All'Inter fanno casting su allenatori da quando è andato via Mourinho, allenatori. Io sono negli asili, vanno già negli asili. Dici, scusa, tu vuoi allenare da grande? Sì. Ti opzioniamo per il 2041 perché ne stiamo risonerando altri 124. Un'unica battuta la farei per chiudere con Justin. Sì. La serie con Treviso che arriva, la sua impressione. How do you feel about the next series of games against Treviso? We got this week to prepare, so it's always the same confidence. You always got to have the confidence that you're going to win, so there's no doubt in our minds if we prepare right, we're going to win. Yeah, so we just have to prepare the right way and play the way we know how to play that helps us win the game. That's with our defense, so. Dice non hanno ancora iniziato a preparare la partita, ma è sicuro, proprio per quello che ha detto ad inizio trasmissione, che ci saranno delle sedute preparatorie proprio per affrontare proprio Treviso nello specifico e per affrontarla con la grinta di sempre e con specialmente con una grande difesa. Perfetto, Giulia, mi fa un piacere. Prendi il telefono a Balduini e guardi chi è che ha mandato il messaggio. Fai tu a controllare, vai. No, non si può. No? Non si può, perché sennò Jack lo va a dire subito. Non lo so neppure io, voglio dire, non so neanche io. Io cerco di fare un... Io ho saputo la questione, però non ho assolutamente... Ho saputo la cosa, però non assolutamente non ho detto. Chi te l'ha detto? Ma manco. Viene da Bologna, Non viene da Bologna? No, il messaggio non viene da Bologna. Più da nord o più da sud? Vabbè, si può dire. Più da nord o più da sud? Può essere più da nord? Più da nord-ovest. Più da nord-ovest. E qui chiudiamo. Mare mosso, localmente mosso, va bene? Perfetto, abbiamo fatto anche il meteo così per arricchire il nostro programma. Nel weekend sereno. Sereno. Io ringrazio ovviamente Marco che è stato super come sempre. Un ringraziamento va a Justin Knox, a cui auguriamo di arrivare a gara 5 di finale contro la Virtus. Poi non vi dico perché ti farò. Un ringraziamento a Giulia per avere un fantastico futuro come modella, perché grazie. Questo è il tuo sogno, vero? Sì. I requisiti ci sono tutti, anch'io volevo fare il modello, ma non ce n'era nessuno, infatti presento Macchiocchi e Luigi Balduini, grazie al nostro Maglio in regia, a Franco alla Camera 2, Paolo alla Telecamera 3, Giovanni Telecamera 4, 5 l'assistente Ciao di studio, a tutti. Mario, anche alla signora con le monetine in bagno qua. Io faccio, fa molta scena e fa di più ridere, è una più vissuta. Grazie e ci ritroviamo mercoledì prossimo perché torneremo di mercoledì alle ore 21 e sarà nuovamente Sport Club. A presto. Pace is too much for the Celtics. McHale lays it in. He got the superposition with one step. He could use the other side of the basket. What offensive play. Worthy with the quick step, and that was emphatic over Kevin McHale. Nobody gets the one dribble drive faster to the hoop than Worthy. Different complexion than game one so far. Worthy, impossible to stop that swoop as he goes around McHale. This is a real beautiful move, that leaping ability.
way over the top of Kevin McHale. Worthy is trying to deny Larry Bird. Lakers felt they could play better defense in this game by not letting Bird have so many possessions. They didn't do well on that one as Bird, with a drive, fed Parrish. The Lakers played that pretty well. There was just a little sliver of daylight to slide that ball through, but Larry Bird made it happen. Every time the Lakers have come close, the Celtics have gotten the hoop to give them a three-point lead, but Worthy saves it from Magic Johnson, and a brilliant play by James Worthy. And the Lakers lead it on this play. There is real grit. And James Worthy with the full dive to save it, to create the easy hoop by Magic. Two former Minnesota Gophers. What a pass, McHale to Parrish. He drew a triple team and he made two of the Lakers leap, and then he found Parrish beautifully. Fifteen of those in the second period. There's the Cooper loop. The alley-oop to Michael Cooper. They've taken that out of the mothballs for this series. They're throwing the home playbook at Boston. And here's a 4-on-2 Laker break. Byron Scott. Scott and all the Lakers like to come wide on the wing for that shot. That opens up an easier passing angle. Playing with five fouls. Open his age. Bird goes for three. Before that all happened, you watch James Worthy holding Larry Bird's jersey. You're not getting away from me. Could not get away from Worthy until Worthy had to rotate out. Look at the hand on the jersey. And finally, Worthy moves out and Bird all alone in the corner. And it's 3 points. Down by one. 5 seconds to go. Magic got middle, just what I thought. A hook shot at 12. Good! 2 seconds left. The Lakers take the lead on Magic Johnson sweating. Sky hook. You have 5 seconds to terminate this tape.